Ciao, siamo dei pesci, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che vi succederà nella settimana che va dal 24 al 30 agosto 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Ricordatevi, le energie sono reversibili, per cui se sentite che io parlo dell'altra persona anziché di voi, prendete come risuona. Che succederà al segno dei pesci dal 24 al 30 agosto 2020? Cosa succederà al segno dei pesci? Cosa succederà al segno dei pesci dal 24 al 30 agosto 2020? Cosa succederà al segno dei pesci dal 24 al 30 agosto 2020? Cosa succederà al segno dei pesci dal 24 al 30 agosto 2020? Cosa succederà? Ok. Cosa succederà al segno dei pesci dal 24 al 30 agosto? Questo lo devo prendere così. Allora, al fondo del mazzo c'è la carta del giudizio. Il giudizio parla di importanti decisioni che voi potreste prendere questa settimana riguardo una specifica persona oppure situazione, però potrebbe anche parlare del fatto che alcune questioni del passato potrebbero salire in superficie o che persone del passato potrebbero farsi risentire. In quest'altro lato c'è la carta del 5 di coppe. Quindi è possibile che voi ripenserete ad alcune cose che sono accadute nel passato e ci potreste pensare in maniera molto negativa, perché questa carta sta ad indicare una persona che si concentra più sul lato negativo degli eventi piuttosto che su quello positivo. Alcuni di voi potrebbero avvertire un senso di delusione per quello che è successo, potrebbero pensare di avere perso del tempo, oppure ancora le loro aspettative sono state deluse, una persona non si è comportata nella maniera in cui loro volevano. Insomma, questa è praticamente la percezione. Allora, innanzitutto la lettura si apre con la carta del 7 di denari, con la carta del 10 di coppe e la carta del 3 di coppe. Qualcuno è in attesa dell'amore, è in attesa di una riconciliazione in alcuni casi, oppure dell'inizio di un nuovo rapporto o di una maggiore armonia nell'ambito di un determinato rapporto. Cioè è come se si volesse investire oppure attendere affinché questo praticamente si realizzi. Nella seconda riga vedo che c'è la carta della luna, del re di bastoni che ha girato di spalle e la carta del re di denari. Quindi c'è della confusione che ruota intorno ad una persona che non è del tutto chiara e diretta con voi. Infatti questa persona si presenta come se fosse girata di spalle. Si può anche trattare di voi che volete essere misteriosi nei confronti di qualcuno. Alcuni di voi potrebbero avere a che fare con due persone che sono diverse, di cui una in particolare è un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, l'altra un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro. Però questo non vale per tutti. Se non hanno uno di questi segni, potrebbe indicare che una di queste persone è più passionale, è una persona che ha un carattere dominante molto forte, l'altra persona invece è una persona che è molto più pratica, una persona che si muove molto più piano, è una persona che è molto incentrata sul lavoro e così via. Successivamente, con l'imperatore al contrario, 10 di bastone al contrario, fante di bastone al contrario, vedo che c'è qualcuno che vuole mollare la presa riguardo una specifica situazione, perché ha come la percezione di avere perso il controllo, oppure è qualcosa che lo rende praticamente molto instabile.
e la linea di comunicazione potrebbe essere interrotta con una persona, oppure ancora potrebbe indicare che in una data faccenda non c'è più interesse, non c'è più quel coinvolgimento, quell'entusiasmo che magari c'era prima nel perseguire una specifica situazione o anche uno specifico rapporto. Quindi è come se molti di voi avessero sperato in un rapporto, in una relazione, però c'erano molte incertezze che aleggiavano intorno ad una persona oppure intorno ad una specifica faccenda, perché qualcuno non si rivelava oppure qualcuno non entrava in azione anche in alcuni casi, e vedo che c'è questo senso di delusione che poi porta qualcuno a dire basta e a lasciare perdere tutto, a perdere anche un interesse nei confronti praticamente di quella persona. Quindi la decisione che una persona potrebbe prendere è proprio quella di lasciare perdere qualcuno o qualcosa durante questa settimana. Vediamo perché c'è la carta del 7 di denari. Perché c'è la carta del 7 di denari per il segno dei pesci? C'è la carta dell'eremita e la carta del carro. Quindi qualcuno potrebbe avere atteso, potrebbe essersi concentrato molto su un qualcosa perché vedeva delle prospettive di sviluppo nel futuro, è qualcosa che praticamente sembrava avere un progresso, però vediamo ancora perché c'è la carta della 7 di denari. Perché c'è la carta dell'asso di spade e la carta del 4 di bastoni. Quindi era come se ci fosse chiarezza, come se qualcuno avesse avuto chiarezza riguardo uno specifico rapporto. Vediamo ancora per capire meglio. C'è la carta dell'otto di spade e la carta dell'asso di coppe. Ok, qualcuno era proprio in attesa di una comunicazione oppure attesa di avere un nuovo inizio con una persona perché c'era molto amore che praticamente era coinvolto. Vediamo perché c'è la carta del 10 di coppe. Perché c'è la carta del Papa e la carta del Diavolo. Questo potrebbe avere a che fare con una lezione karmica che qualcuno deve superare. E non posso escludere che possa avere a che fare anche con il matrimonio e con la famiglia per alcuni di voi. Ci potrebbe essere stata un'ossessione che ruotava intorno ad una relazione. C'è la carta del 5 di spade e la carta della morte. Il fatto è questo qua, ci potrebbero essere stati dei conflitti tra voi ed un'altra persona, oppure voi potreste aver avuto a che fare con una personalità che era molto arrogante, una persona che voleva vincere, voleva prevaricare nell'ambito del rapporto e si può trattare anche di una persona ingannevole. Con la carta della morte vedo che c'è stata una chiusura o comunque un maggiore distacco che qualcuno ha fatto nei confronti dell'altro. Ciò non toglie comunque che c'è qualcuno che vuole avere una riconciliazione, perché questo è quello che traspare. Vediamo perché c'è la carta del 3 di coppe. Perché c'è la carta del 3 di coppe? C'è la carta del Re di coppe e la carta del 10 di bastoni. La situazione si farà pesante a livello emotivo per la persona che vuole avere la riconciliazione. Vediamo ancora perché c'è la carta del 3 di coppe. Ho visto la carta dell'8 di coppe. Perché c'è la carta del 3 di coppe? C'è la carta del mondo e la carta della 9 di denari. Qualcuno vuole stare solo. Qualcuno vuole essere single, vuole chiudere, non vuole saperne niente, si concentra soltanto su di sé, ha proprio fatto un distacco nei confronti dell'altra persona e la persona che vuole invece ritrovare un'armonia con l'altra è quella che soffre. Poi vedete voi se siete quelli che soffrono per questa cosa oppure se si tratta dell'altra persona e voi state bene da soli. Vediamo perché c'è la carta della luna. Perché c'è la carta della luna? Ah, qualcosa mi dice che qualcuno era pronto per una relazione più seria e secondo me questo Re di Denari, qualcuno che ci metteva la faccia nella faccenda, poteva offrire la stabilità, offrire l'impegno. L'altra persona invece era più, come
come dire, un'energia di una persona che invece era mossa dall'eccitazione del momento, una persona che magari non offriva una stabilità, ecco perché poi è girata di spalle. Vediamo perché c'è la carta della luna. Perché c'è la carta della luna? C'è la carta del 6 di spade e la carta della luna da capo. Quindi qualcuno si è allontanato e secondo me lo ha fatto anche in silenzio. Non l'ha fatto in maniera molto rumorosa, diciamo, perché c'è la carta della luna. C'è la carta del 7 di spade e la carta del mago, quindi qualcuno poteva essere stato manipolativo nel rapporto, qualcuno che voleva semplicemente prendere e non voleva dare, come in questa carta dove si vede una persona che prende le spade e praticamente se ne scappa e l'altra persona si è allontanata in silenzio. Vediamo, un'altra cosa mi viene in mente è che la luna parla di inganni, parla di cose che non si vedono, di segreti, quindi l'altra persona a livello intuitivo potrebbe avere capito di avere a che fare con una personalità del genere. Vediamo perché c'è il re di bastoni. Perché c'è il re di bastoni? Perché c'è il re di bastoni? Ok, c'è la carta del 2 di coppe. C'è la carta del re di spade, del 10 di denari, dell'imperatrice e la carta della papessa. Quindi qualcuno era estremamente freddo, poco coinvolto a livello emotivo, non dava proprio a vedere di avere dei sentimenti. E con la carta del 2 di coppe però vedo che c'era l'altra persona che invece aveva un sentimento puro nei confronti di quella persona. Qualcuno si potrebbe essere comportato anche in maniera materna, nel senso che voleva cercare di comprendere, di capire meglio come stesse la situazione, di essere più comprensiva e così via. Però il discorso è che l'altra persona non si dava, non voleva proprio partecipare, ecco perché poi compare come girata di spalle. E penso che qui c'era una persona che vedeva delle possibilità di sviluppo nel lungo termine. E secondo me la persona che si è girata di spalle sapeva che l'altra persona avrebbe potuto offrire una maggiore stabilità. Vediamo ancora questo re di bastone che ha girato di spalle. Perché c'è questo re di bastoni di spalle? C'è la carta del re di denari, la carta del carro al contrario e la carta del 4 di bastoni. Quindi l'altra persona che invece è più stabile potrebbe avere deciso di non proseguire più lungo questo percorso perché ha capito che l'altra persona nel lungo periodo non avrebbe portato quella stabilità. Per alcuni si può trattare di amore, per altri si può trattare di amicizia, di famiglia, di lavoro, prendete come risuona. Vediamo ancora perché c'è, anzi, vediamo perché c'è il re di denari. Perché c'è la carta del 5 di denari e la carta della forza. Allora, questa persona che può offrire un rapporto più stabile ha deciso praticamente di farsi indietro, di farsi da parte e di trattenersi dal comunicare. Quindi sta dando un trattamento di silenzio, comunque di freddezza all'altra persona. E secondo me l'ha fatto in silenzio, nel senso che non l'ha espresso. Vediamo perché c'è la carta dell'imperatore al contrario. Perché c'è la carta dell'imperatore al contrario? Da capo il re di denari, la carta della torre e la carta della regina di spade. Quindi questa persona adesso vede le cose in maniera più chiara. Però il discorso è che si sente destabilizzato da quest'altra persona qua. E lo ha capito e potrebbe avere fatto praticamente dei tagli. E nel far questo potrebbe anche avere scosso l'altra persona, che non è impassibile, non è indifferente. Questa persona ha avuto la sua torre, quindi potrebbe aver avuto uno shock. Se questo re di denari, uomo o donna, non fa assolutamente differenza,
e non importa il segno zodiacale, potreste avere un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro come prevalente nel vostro tema natale, anche se siete dei pesci. O comunque siete una persona che può offrire una stabilità, o si tratta della persona che ha a che fare con il segno dei pesci e che risuona con questa lettura. Quello che vedo è che questa persona con l'altra ha perso completamente il controllo, non ce la faceva più e quindi ha deciso di fare dei tagli. E l'altra persona comunque se n'è resa conto, anche se questo è avvenuto in maniera silenziosa. È rimasta scossa dal trattamento di silenzio o di freddezza che ha subito. Vediamo perché c'è 10 di bastoni al contrario. C'è la carta del 3 di bastoni e la carta dell'asso di bastoni. Quindi questo significa che la persona che ha deciso di scrollarsi di un peso, che potrebbe essere quest'altra persona, oppure questa relazione o situazione, ha deciso di guardare in avanti verso un nuovo inizio. Vediamo perché c'è la carta dell'Fante di bastoni al contrario. Perché c'è la carta dell'Fante di bastoni al contrario. C'è la carta del 7 di bastoni, del 9 di coppe e la carta del 2 di denari. Allora, quello che penso è che qui c'è qualcuno che vuole difendere la propria stabilità, la propria felicità, perché sa che l'altra persona praticamente la destabilizza e quindi cerca praticamente di alzare le proprie difese nei confronti dell'altra persona. Un'altra cosa che penso però è che la persona che si è allontanata e che ha investito nel rapporto potrebbe essere ancora combattuta da una parte, perché da un lato l'altra persona ha qualcosa che la rende felice, ad esempio quando si fa sentire oppure quando sembra essere più presente, anche perché ricordatevi che qui c'è una persona che vorrebbe avere la riconciliazione ed è la persona che soffre tanto. Però secondo me dall'altro lato sa che si deve proteggere, quindi potrebbe essere un po' destabilizzata. Vediamo ancora perché c'è la carta del Fante di bastoni al contrario. Perché c'è la carta del Fante di bastoni al contrario? C'è la carta dell'asso di bastoni e la carta del 2 di denari. Allora, attenzione perché questa determinazione che io ho visto nell'andare in avanti, nel guardare oltre, potrebbe vacillare successivamente durante questa settimana, perché potreste avere dei ripensamenti, potreste pensare di fare un passo indietro, di dare a questa persona un'altra possibilità. Vediamo ancora questo Fante di bastoni al contrario. C'è la carta del Re di bastoni e la carta del 10 di spade. Quindi la persona che non era impegnata nell'ambito del rapporto potrebbe sentirsi a terra, potrebbe sentirsi male o in alcuni casi potrebbe decidere di fare una chiusura. Vediamo ancora. Perché questo Fante di bastoni al contrario, c'è la carta della luna e la carta dell'otto di coppe, quindi vedo un ulteriore allontanamento che questa persona potrebbe fare. Quindi per fare un attimo una sintesi, quello che vedo è che c'è una persona che voleva tanto avere una riconciliazione oppure un rapporto più armonioso con una persona, voleva che ci fosse una maggiore stabilità. Il discorso è che questa persona durante questa settimana sentirà una pesantezza a livello emotivo perché c'è stata una chiusura oppure perché una chiusura praticamente doverosa, perché c'è una persona che tende a non impegnarsi nell'ambito del rapporto, tende a non essere fedele in alcuni casi oppure a non essere responsabile. E l'altra persona ha deciso di fare del silenzio, di allontanarsi perché l'altra persona la destabilizza completamente. Quindi c'è la volontà di guardare ad un nuovo inizio. Però il discorso è che ci potrebbe essere dell'indecisione. All'inizio ci potrebbe essere maggiore sicurezza nel perseguire questa decisione e poi successivamente potrebbe subentrare un combattimento a livello mentale. Quindi fate attenzione a questa cosa qua.
L'altra persona che non è molto seria o responsabile nell'ambito del rapporto potrebbe decidere di allontanarsi ancora di più. E quindi è questa cosa che, ecco, quello che percepisco è questo qua. Qui c'è un rapporto dove c'è una persona che è fredda, non si fa sentire. L'altra persona ci sta male perché ha investito a livello emotivo in questo tipo di relazione, che si tratti di amicizia, di amore, di lavoro, prendete come risuona. E la persona che ha investito e che sta male si vuole fare indietro, magari perché vorrebbe avere una reazione da parte dell'altra persona, oppure lo fa perché sente che è giusto farlo e magari vorrebbe che l'altra persona entrasse in azione e facesse qualcosa, però quella persona in realtà non fa nulla. Magari si allontana ancora di più e questa cosa rattrista la persona che invece sperava nella riconciliazione, sperava che questa persona magari si svegliasse e cambiasse. In quest'altro lato, vi ricordo, c'è la carta di giudizio, quindi potrebbe essere appunto la decisione di allontanarsi, però potrebbe anche indicare che si tratta di una situazione che continua a riemergere per voi con la stessa persona o in generale, quindi cercate di andare a vedere di cosa si tratta. Vediamo di avere degli oracoli per il segno di pesci dal 24. Ok, c'è una situazione che ti farà arrabbiare e ci saranno delle difficoltà. In entrambe le carte c'è un mare che è agitato, quindi ci potrebbe essere qualcosa che vi potrebbe agitare durante questa settimana. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno dei pesci. Allora, non ignorare i segnali d'allarme di quella persona. Poi, impara dal passato. La verità sta per esserti rivelata. Tutte le tue emozioni devono essere validate. Quindi, se sentite delle emozioni che sono negative durante questa settimana, non cercate di reprimerle, cercate di validarle. Cercate di essere comprensivi verso voi stessi, di ascoltare il vostro dolore, perché se lo mettete da parte, quello poi resta e quello che succede è che non processate bene quel dolore. Quindi fate attenzione a questo. Imparate dal passato quando si tratta di avere a che fare con questa persona oppure in questa specifica situazione, in modo tale da non ripetere delle azioni di cui poi vi siete pentiti successivamente. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!